Questo è il telescopio riflettore di Newton. Si chiama riflettore perché anziché le lenti ha gli specchi. Infatti la luce viene riflessa dagli specchi. Invece il telescopio rifrattore aveva due lenti convergenti. Questo infatti era il telescopio rifrattore con due lenti convergenti e la luce che attraversa le due lenti e quindi subisce rifrazione. Qui invece nel telescopio rifrattore, cioè nel telescopio riflettore, i raggi di luce si riflettono sugli specchi, non attraversano nessuna lente. L'oggetto da avvicinare, l'oggetto celeste, diciamo la galassia o la stella o il pianeta, si trova a grandissima distanza a sinistra, all'infinito, quindi arrivano questi raggi paralleli, si riflettono qui in fondo al telescopio dove c'è questo specchio obiettivo, o specchio principale, che è uno specchio curvo che riflette questi raggi di luce verso un secondo specchio, che è questo, che è messo inclinato in modo tale che i raggi di luce provenienti dallo specchio principale si riflettono anche su questo specchietto inclinato, dopodiché vanno a una lente che fa da oculare attraverso la quale guarda l'osservatore. Dunque l'oculare si trova qua su un lato del telescopio. E da qui può vedere l'oggetto ingrandito che invece si trovava a sinistra. Qui abbiamo invece una variante del telescopio riflettore di Newton che è il Cassegrain. Lo specchio secondario di Newton era inclinato in modo da riflettere i raggi provenienti dallo specchio principale verso l'oculare che si trovava di lato. Invece nel Cassegrain lo specchio secondario non è inclinato, ma riflette i raggi di luce provenienti dal primario verso il fondo del telescopio, dove è presente un'apertura, e quindi l'osservatore guarda non da qua, come nel telescopio di Newton, ma guarda da questo punto qui, dove si trova l'oculare. In quest'altro disegno è mostrata una piccola variante, abbiamo sempre un Cassegrain con i raggi di luce provenienti dall'infinito che si riflettono sul primario e quindi sullo specchio secondario, quindi poi procedono verso il fondo del telescopio dove c'è un altro specchio, stavolta inclinato, che fa la stessa funzione che faceva lo specchietto inclinato del telescopio di Newton, cioè invia questi raggi a un obiettivo, cioè a un oculare anzi, e la persona guarda attraverso l'oculare. In questa posizione è più comodo osservare piuttosto che guardare dal fondo del telescopio.